Italia, giusto, grazie a Piero Corretta, presidente di Unied Nazionale di Unificazione. Iniziamo ad entrare nel vivo di questi due giorni. Nel pomeriggio ci saranno due workshop importanti. Anticipiamo i temi del primo workshop attraverso l'intervento di Antonio Tanza, presidente di Adusbet. No, voi potete rimanere così ascoltiamo tutti insieme, poi vi congediamo, C'è una notizia da dare prima. Ah, per vedere la relazione. Ah, di qua è ancora più bello, da questa prospettiva. Bene, allora, in questa bellissima città, grazie dell'accoglienza, veramente eccezionale, e ci apprestiamo a discutere uno di quelli che sono i temi del momento, quello della prevenzione. La prevenzione che viene effettuata attraverso l'educazione finanziaria. È ovvio che l'educazione finanziaria è solamente così un elemento di base, è un qualcosa di scolastico che deve essere dato ai cittadini, visto e considerato che la loro vita, la loro esistenza dipende esclusivamente da come vengono gestiti e impiegati i loro risparmi. E ovviamente non possiamo fare a meno che ricordare, e io prenderò qualche minuto per quasi commemorare questa che è una tragedia del nostro paese, un paese, diciamo, una tragedia molto particolare, perché in Italia iniziamo dal 1982 col Banco Ambrosiano, crisi di intreccio tra poteri più o meno forti e più o meno occulti, la famigerata P2, poi c'è stata la P3, e quante P ci stanno ancora, e da imbarazzanti vicinanze con la Finanza Vaticana. 1992 Montedison, crisi finanziaria del maggiore gruppo chimico privato con perdite stimate in 30.000 miliardi di lire. Era sempre il 1992 quando la Cassa di risparmio di Venezia, la più antica Banca d'Italia fondata nel 1822, andava in default per una serie di previsioni errate sui cambi, preceduta dall'abnorme sviluppo dei crediti in valuta senza pretendere la copertura del rischio, un cambio da parte di imprenditori, gran parte dei quali con la svalutazione della lira divengono insolventi. A poca distanza di tempo seguirà l'ondata più virulenta che spazzerà quasi per intero il sistema delle banche venete, alcune eredi di istituzioni risalenti all'epoca napoleonica, altre le prime istituzioni bancarie del cattolicesimo sociale di fine 800. 1995, Banco di Napoli, originata dagli stessi fattori di crisi dopo la fine degli interventi pubblici all'economia meridionale tramite la Cassa del Mezzogiorno, costò 12.000 miliardi di lire con l'intervento pubblico a mezzo del cosiddetto decreto Sindona. 1998, Pipop di Brescia, uno dei tanti casi collegati al fenomeno dell'uomo solo al comando. 2002, collocamento di prodotti finanziari tossici denominati My Way for You da parte del Monte Paschi di Siena alle sue controllate. 2003, Cirio, Parmalat, titoli di Stato argentini. Le banche lucrarono commissioni collocando questi titoli senza avvertimenti particolari circa relativi rischi nei confronti dei sottoscrittori del tutto impreparati. 2006, Banca Italease, era la più grande banca italiana specializzata nel leasing immobiliare, fu anch'essa vittima della concentrazione del potere nelle mani di un solo uomo e di affari con i furbetti del quartierino Giannovi, per altre scorribande bancarie. 2006, Banca Popolare Italiana, già Popolare di Lodi, assorbita dal Banco Popolare, affidata alle virtù traumaturgiche del banchiere Fiorani. 2008, Monte Paschi di Siena, la più grave e la più lunga crisi bancaria ancora aperta, ha finora assorbito risorse per 30 miliardi, imponendo alla fine l'ingresso al capitale dello Stato come socio di maggioranza. 2011,
crisi finanziaria di Alitalia e Ilva ancora aperte, debiti verso le banche e chiederanno garanzie dello Stato. 2012, Carige, decima banca per dimensione del sistema. 2015, Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Carichieti, banche del territorio in risoluzione secondo la nuova normativa europea. 2013-2017, crisi di tutte le ex casse di risparmio delle quattro province abruzzesi, fino alle più recenti casse di risparmio di Cesena, di Rimini, San Miniato. 2014, presente Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, anch'esse tra le prime 15 banche italiane sistemiche secondo la classificazione dell'Unione Bancaria. 2014 e seguenti, crisi numerose banche di credito cooperativo di dimensioni importanti per categoria operanti nel nord e nel centro Italia. 2017, ricapitalizzazione di Unicredit, e mi fermo qui. Come vedete, il problema non è tanto quello dell'alfabetizzazione, è un problema quello dell'alfabetizzazione bancaria, che ovviamente sta alla base. Come dicevo prima, si tratta proprio dei rudimenti che tutti i cittadini è giusto che abbiano, ma il problema è molto più grave, è molto funzionale, c'è qualcosa che non funziona, ed è questo che spero che il nuovo governo debba chiarire e debba correre velocemente ai ripari, perché pensare che con l'economia finanziaria si tappi questa defiance mi sembra veramente improbabile. Oramai i cittadini vivono nella sfiducia, vi è un discredito di quella che è l'istituzione bancaria, finanziaria, assicurativa, previdenziale. Nei processi che sono solito cavalcare, il reato che viene contestato è ostacolo alla vigilanza. Cioè, sostanzialmente noi ci troviamo davanti a delinquenti professionisti del credito che sistematicamente, io ve li ho citati giusto per darvi così, per non dimenticare, e vi danno l'idea che questa gente sistematicamente beffa le nostre istituzioni, che sistematicamente Banca d'Italia e Consob così costituiscono i processi, in quanto che sono state vittime di questo ostacolo alla vigilanza. Questo significa che questa gente, questi delinquenti, sono molto bravi, tanto da riuscire, tra virgolette, a beffare i nostri poliziotti. È evidente che l'elemento fondamentale di tutto ciò è la mancanza di norme penali, mancanza della certezza della pena, problemi prescrizionali, perché questa gente non va in galera, abbiamo visto questi processi come finiscono malamente, e il popolo non può sopportare questo. Non pensiate che questa situazione possa andare avanti oltre. Per il momento abbiamo sentito con piacere che si assicura che verranno tutti risarciti, ma non basta il risarcimento, ci vogliono le manette, ci vuole la galera per questa gente. Non può ancora, ma perché assolutamente faccia passare la voglia. Sono stato orgoglioso all'inizio a citarvi tutti i casi, ma solamente vedendosi davanti si capisce cosa non funziona nel nostro paese. L'educazione finanziaria rischia di diventare l'alibi, e questo è il problema. L'educazione finanziaria non può essere l'alibi. Noi non ci troviamo davanti agli ignoranti, ci troviamo davanti a cittadini che quando vanno in banca, quando pagano le commissioni bancarie, hanno il diritto di avere consulenza. Io quando vado al ristorante vado affamato, e al ristorante mangio e mi sazio. Io non vado al ristorante già sazio. E questo è il concetto, il punto di vista. Io non vado in banca già colto e dire però non mi serve, c'è la consulenza, ora togliamo di questi consulenti bancari, queste persone che consigliano. Cioè io devo andare in banca sapendo già che mi si prende in giro. Ed ecco perché l'educazione finanziaria deve avere un taglio particolare, diverso in Italia. Io non posso dire che un prodotto assicurativo
serve a tutelare. No, devo dire che quel prodotto assicurativo in pancia ha dei titoli altamente speculativi che molto probabilmente, con una serie di specchietti non rosei ma realistici, alla fine io rischio di non prendere nulla, e allora me lo tengo il TFR, non lo vado a, giocarmelo a Sant'Anna. Ma lo devo dire, l'elemento fondamentale di un bugiardino delle medicine, sì, i primi lidi servono per indicare, no? Quante medicine non prendete? Cioè, in un rapporto al 100%, c'è un 10, un 15, un 20% che descrivono gli effetti del prodotto, a cosa serve il prodotto, l'80% sono gli effetti collaterali, sono i danni. Se io non indico quelli che sono i danni, se non indico una visuale di quelli che sono stati i danni creati, se non faccio un elenco, come ho fatto all'inizio di questo intervento, di quelli che sono i danni che questi prodotti creano ai cittadini, io non sto educando nulla, non sto dando il quadro della situazione. Il quadro è questo, un quadro rovinoso, è un quadro in cui il legislatore deve intervenire pesantemente con una normativa repressiva di questo fenomeno. Noi abbiamo l'anima piena di tutti questi signori che sfilano davanti ai processi e poco ci mancano che escono dalle aule di giustizia con la P. Abbiamo vinto, vi abbiamo fregato anche questa volta. A me non basta essere risarcito, è poco. Con i soldi che noi spendiamo ogni anno per l'autorità di vigilanza, per gli autori, con il nostro sistema, io non posso spendere tanti soldi e vedermi che questi signori se la ridono. E questo ci viene, questo o si capisce con le buone o si capirà molto presto in maniera estremamente pesante. È ovvio che l'educazione finanziaria evita di incappare, forse di entrare in banca, finché le banche non riescono a capire, o per meglio dire, sarà un fenomeno naturale quando le banche finiranno di rubare, nel senso che non usciranno sui giornali tutti i giorni, prenderanno credibilità, ma non la creano dando i soldi a quella fondazione, a quell'altro sistema, o impiegando gli esodati a fare delle pseudo associazioni da bel nome, e poi in effetti non fanno altro che sponsorizzare prodotti. Le banche, le assicurazioni, la previdenza cambieranno la faccia quando finiranno di comparire giornalmente sui giornali d'Italia con scandali e con truffe che hanno generato suicidi, hanno generato disperazione tra le famiglie. Per cui l'educazione finanziaria sarà la base, ma di un diverso lungo cammino che dovrà essere trattato diversamente. Se no l'equazione finanziaria sarà che cosa? Il riscatto delle volpi. Cioè le volpi vogliono riscattarsi con cosa? Dicendo che fanno l'educazione finanziaria gratis, che vanno girando per le scuole. Grazie. Preferiamo che ci si faccia una legge seria con le manette, che questa gente venga presa e sbattuta in galera. Grazie ad Antonio Tazza, presidente di Artisbet, anche per la passione con cui ha inserito, diciamo, simbolicamente l'applauso più volte per il suo intervento. Educazione e trasparenza, ma aggiungiamo la parola chiave della legalità, legalità come terzo ingrediente. Completiamo e vi ringraziamo qui questo primo tavolo e l'introduzione del workshop del pomeriggio. Ringraziamo ancora con un grande e unico applauso tutti i nostri relatori che sono congedati adesso, sì. Prego, grazie. Introduciamo il secondo salotto dal tema trasparenza, attenzione alle scale mi raccomando, trasparenza e regolazione. Invitiamo sul palco i relatori, Fabio Bassan, professore di diritto dell'Unione Europea, Dipartimento di Studi Aziendali, Università Roma 3, Marcello Minenna, economista della London Graduate School,
e Caterina Lucarelli, professoressa di economia ed intermediari finanziari presso l'Università Politecnica delle Marche. Potete accomodarvi, il primo a relazionare sarà Fabio Passan. Nel frattempo, informazione di servizio che riguarda i nostri iscritti, i nostri delegati da tutta Italia. Al termine di questo secondo salotto ci sarà il rompete delle righe, ci sarà il momento graditissimo del pranzo, tutte eccellenze marchigiane, giustamente presso la filarmonica. Terminato il pranzo, il secondo workshop resterà al teatro della filarmonica, perché lì si svolgerà il secondo workshop. Invece gli iscritti al primo workshop torneranno qui al teatro Lauro Rossi, se sbaglio, la Cerra, mi raccomando, correggimi. Al termine dei workshop ci sarà un rompete le righe fino alle 18 per coloro che devono fare rientro nella zona di Civitanova. Vi aspetta il pullman davanti allo Sferisterio alle 18. Mi raccomando, la puntualità 18, 18 all'italiana, no? 18, massimo 18:05, 18:10, 18:08. Alla fine ci sarà poi questa sera la meravigliosa cena all'Anton, vi assicuro, un luogo straordinario e un desinante altrettanto straordinario, è uno dei luoghi più belli della nostra regione Marche, questo conferma, insomma, giustamente la grande ospitalità che chi ha organizzato questo appuntamento ha voluto relazionare al 101%. Iniziamo con il secondo salotto, anche qui 10 minuti circa, poi il cenno, e per permettervi di chiudere le riflessioni, Fabio Passan, prego. Grazie, grazie a CNCU. Io ho l'onere di fare una relazione introduttiva, che però è anche mi libera da tutta una serie di incombenti, perché poi ci saranno relatori sia successivamente, sia nel pomeriggio, che andranno nei dettagli, per cui mi sento un po' più libero anche di fare un po' di provocazioni che spero che non sconfinino nelle versioni, tanto oggi il confine ormai è molto più labile, no? Parliamo di trasparenza. Quando parliamo di trasparenza e di regolazione ci rendiamo conto che noi abbiamo a che fare con i silos regolatori dell'Unione Europea, sapete, ogni materia ha la sua regolazione, quindi le banche, le assicurazioni, i diversi mercati, sono silos che in parte parlano tra loro e parte noi, creano poi un diritto del tutto particolare, per cui tutti quanti noi che lavoriamo in questi settori, che facciamo? Ci fatichiamo sui vari silos e quindi sulle varie regolazioni di settore, e siamo molto dentro al tema, quindi siamo molto a lavorare sui dettagli e sulla compliance. Perché? Perché c'è un'inondazione di norme che viene dall'Unione Europea e che poi noi revisiamo e applichiamo tel che, nel senso che molto spesso il legislatore italiano neanche le recepisce modificandole, si limita a trascriverle, perché appunto sono talmente tante, e poi andarle a modificare c'è anche il rischio di una violazione. Per cui cosa abbiamo? Abbiamo una precipitata di norme che arriva dal diritto dell'Unione Europea. Il problema poi sulla trasparenza qual è? È che ogni giurisdizione deve andarla a interpretare, per cui il punto si sposta dal legislatore, che ormai non fa più se non norme applicative, ai giudici. E quindi sono i giudici di ogni paese che hanno a che fare con questo portato e che devono applicare poi anche la sentenza della giurisdizione europea. Giurisdizione europea che è eversiva spesso, questo sì, perché l'eversione è più Unione Europea, non meno. La Corte di Giustizia è andata a tranchant con sentenze che creavano diritto quando non c'era, per creare maggiormente Unione. Noi parliamo di mercati liberalizzati, i mercati liberalizzati sono frutto non di una norma dell'Unione, ma di una sentenza della Corte di Giustizia che ha detto che la Commissione poteva farsi delle direttive per conto proprio, senza seguire il procedimento legislativo, che era un'eversione. E però è quello di cui oggi parliamo, se non ci fosse stato quello non avremmo i mercati liberalizzati. Quindi è chiaro che quando parliamo di regolazione e trasparenza dobbiamo matchare due tanti elementi tra loro, e non sempre vengono bene. Per cui qual è il punto oggi della trasparenza? È quello che viene affidato ai giudici. Si occupano di trasparenza in che modo? In modo molto semplice. Quando c'è un contratto di investimento
e si discute sulla appropriatezza, adeguatezza delle informazioni che vengono fornite dall'intermediario, il tema non è tanto quello della validità del contratto, cioè alla fine il contratto è valido o no, perché la Cassazione ha detto per carità, il contratto rimane valido. Il tema qual è? È quello del risarcimento del danno. Ovvero, se l'intermediario non prova di aver rispettato tutte le norme in materia di trasparenza, potrà essere soggetto a un obbligo risarcitorio. E a quel punto la giurisprudenza, seguendo questi dettagli, che dice la Cassazione? Ah, dobbiamo vedere qual è l'onere della prova. E quindi siamo a rincorrere di nuovo queste fattispecie molto tecniche. Non mi sto ad annoiare, la Cassazione, come combatte il governo, frutta tra due posizioni in parte contrastanti, perché c'è una tesi cosiddetta controfattuale che dice: ma quale sarebbe stata la volontà dell'investitore se avesse saputo tutto quello che avrebbe dovuto sapere? E quindi c'è un meccanismo ritroso che funziona un po' come bollicino, no? Poi quando andate indietro qualcuno magari le molliche le addotte e quindi la strada non si trova più, fuori di metafora, viene meno annesso causale, per cui non si riesce a dimostrare responsabilità. E poi un'altra tesi invece della Cassazione dice: ma guardate, ci sono degli obblighi informativi in materia di trasparenza, se si presume che il promotore o comunque l'intermediario non abbia dato le informative necessarie, e spetta poi l'intermediario a provare il contrario. Quanto all'investitore, deve provare solamente il danno, che c'è stato un danno. E però anche qui poi la prova del danno diventa ancora più complicata, quindi come vedete andiamo sempre più nell'ambito delle prove. E allora vorrei fare un po' di provocazioni, perché andando avanti così non riusciamo. Ma se in tutto questo meccanismo, che è un meccanismo tipicamente civilistico della responsabilità, dell'onere della prova in materia di trasparenza, noi andassimo a mettere un concetto che è tipicamente penalistico. Perché dico questo? Perché il diritto dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia, in modo sì eversivo, io lo dicevo da un po' di tempo, adesso la Corte di Giustizia a marzo con 3 sentenze lo ha certificato, quindi adesso mi trovo improvvisamente in una messa, non so, sto quasi a disagio. Ma la Corte ha detto che il diritto penale non è quello che è qualificato in ogni Stato, il diritto penale è quello che ha certe caratteristiche, indipendentemente dalla qualificazione. Ha preso una giurisprudenza della Corte Europea di diritto dell'uomo applicata all'Unione. Vedete le fratture, le sentenze della Corte di Giustizia creano poi quel diritto che manca. Ebbene, se noi introduciamo gli elementi penalistici, ad esempio il dolo eventuale, cosa vuol dire? Vuol dire che se l'intermediario ha una consapevolezza di una possibilità che l'evento possa verificarsi e quindi accetta il rischio che questo si verifichi, di per sé assume un profilo di responsabilità e poi il suo onere è provare il contrario. Cambia qualcosa questo? Beh sì, cambia, perché l'evento che deve essere verificato e che poi dà origine al risarcimento non è semplicemente l'evento prevedibile, è anche l'evento prevedibile, cioè semplicemente che il titolo fluttua in modo non ragionevole, e quindi anche il risarcimento del danno viene qualificato in un modo completamente diverso. Faccio un'altra provocazione, e poi la lascio a tavola. Ma se per superare tutti questi meccanismi, perché poi dalla regolazione, che a volte è vincolante perché è norma, a volte non è vincolante ma lo diventa in virtù delle sentenze, a volte non dovrebbe esserlo ma lo diventa, ma se per superare tutto questo noi invece di recepire in modo pedissequo il diritto dell'Unione, quindi nel recepimento delle direttive mettessimo una clausola nel contratto di investimento in base alla quale si pone una condizione. La condizione è che il contratto è efficace, non valido perché la Cassazione ha detto la validità non è disponibile, ma il contratto è efficace a condizione che tutte le informazioni che vengono fornite dall'intermediario siano veritiere, complete, quindi adeguate. Ebbene, questo da un lato sarebbe un deterrente estremamente significativo, dall'altro semplificherebbe molto, perché a questo punto
sarebbe all'intermediario l'onere di provare che ha fornito tutte quante le informazioni idonee, sufficienti e adeguate. Però siccome oggi siamo in un ambito in cui nella maggior parte dei casi, quantomeno per tutte le vicende che sono state appena raccontate alla danza, era evidente o potrebbe essere evidente al promotore la conseguenza dell'investimento, cosa che invece non è evidente all'investitore perché c'è una simmetria informativa. Allora tutta questa normativa, che è una normativa di protezione dell'investitore, potrebbe probabilmente essere semplificata. Ma, e qui chiudo, il tema non è neanche questo, perché la regolazione è un iceberg e noi dobbiamo guardare quello che c'è sotto, e sotto c'è tutto un fenomeno che la regolazione sta determinando, che forse meriterebbe una riflessione. Perché? Due punti. Il primo, gli oneri regolatori sono tali che sono impossibili da rispettare per gli istituti di prevenzione. Quando anche l'Italia va a fare le ispezioni e guarda quante persone sono alla compliance, dice due persone sono troppo poche, non siete adempienti. Ma come in realtà stiamo facendo? No, due persone non sono sufficienti. È un po' rosso come criterio, però è efficace, perché è vero, cioè non, i piccoli istituti non sono in grado di adeguarsi a tutta questa serie di oneri di trasparenza. Per cui qual è la conseguenza di questo? Della trasparenza degli oneri di informazione, il consolidamento, le banche devono consolidarsi, è una delle cause del consolidamento e questo comporta una serie di temi. Il secondo, molto rapidamente chiudo, è un tema che sta un po' più in alto, dobbiamo astrarci dai temi della regolazione della trasparenza, ed è il seguente. Molto spesso c'è una inadeguatezza da parte degli intermediari, perché probabilmente il mestiere che devono fare oggi non è più quello a cui erano tenuti prima, perché anche loro, come tutti noi, non facciamo più niente di quello che facevamo 10 anni fa. I mestieri tutti sono cambiati, ci sono i ragazzi, il mestiere che voi farete quando entrate nel mondo del lavoro ancora non è stato inventato e non andrete in pensione facendo lo stesso mestiere di quando avete iniziato. È tutto molto veloce in questa evoluzione. Allora, il tema della trasparenza si sposta su un piano diverso, che è quello della gestione delle informazioni. Le banche oggi stanno ancora con i file Excel inseriti manualmente. Non solo tra le diverse banche, tra i diversi istituti, non c'è una piattaforma comune per cui i dati vengono condivisi. E quando è stato fatto un tentativo anche da parte di API, ovviamente i grandi istituti hanno detto non obbediamo i nostri dati, no? Quindi c'è questo tema, ma anche all'interno della stessa banca non c'è una interoperabilità tra i vari sistemi, tra le varie piattaforme. E perché questo rileva ai fini degli obblighi informativi e della trasparenza? Perché in realtà gli obblighi di informazione oggi, il MiFID 2, no? Questo aspetto che tutti i gestori della compliance all'interno della banca considerano il picco di una montagna. In realtà, per chi di mestiere non fa questo, ma fa qualcos'altro, cioè gestisce i dati, è un floor minimo che loro per definizione hanno. Allora, nel momento in cui tra X mesi Amazon dovesse entrare in questo mercato, e lo può fare, perché oggi con la PSD2, con tutta una serie di norme che sono state inserite, non c'è bisogno di una licenza bancaria, può fare tanto anche senza tutto questo. Ma quanto impiega a diventare il terzo o quarto istituto in Italia? Cioè il tema non è se e quanto impiega, più o meno di 2 anni. E tutto questo di cui stiamo parlando oggi è spazzato via, perché gli obblighi di informazione, i formulari MiFID, che sono oggi spesso oggetto di contestazione, quando entra un soggetto di questo tipo non li dobbiamo più compilare, sono precompilati, come il 7 a 30, e sono anche fatti meglio, perché il 7 a 30 vi consente di scaricare molte spese che poi neanche pensate di aver fatto, perché quando andate in farmacia date la tessera sanitaria eccetera eccetera. Quindi tutto questo è un mondo di cui stiamo parlando, che rischia di essere spazzato via. Il problema, non l'anno prossimo ma tra 2 anni, è che facciamo un altro convegno domandandoci ma perché non ci siamo domandati se davvero la trasparenza è il punto o piuttosto la gestione.
sono due temi talmente collegati che probabilmente vale la pena riflettere anche sul secondo. Grazie. Grazie, grazie alla professoressa Bassana. Spunti di riflessione che magari saranno materia viva per i workshop del pomeriggio. Invitiamo al podio Marcello Minenna, economista della London Graduate School. Prego. Abbiamo delle slide? Sì. Allora, nel frattempo, ringrazio ancora i ragazzi che vedo non sono giunti a desio. Sì, ti ringraziamo questi ragazzi, hanno resistito fino a quando è vero quello che diceva il professore, quello che farete da grandi ancora non è stato inventato, quindi sentitevi anche sereni nell'affrontare il futuro, proprio non si sa cosa appunto. Innanzitutto ringrazio per questo invito, per questa opportunità di confronto e effettivamente, come è stato detto, c'è veramente tanto lavoro da fare e secondo me c'è anche un po' di confusione di quelle che sono le varie funzioni, ruoli e le cose che devono essere fatte per garantire un po' di tutela ai nostri risparmiatori. Oggi cercherò di darvi un'idea di come secondo me possono essere messi in chiaro i rischi utilizzando metodologie che i mercati finanziari e gli operatori adottano costantemente per la loro attività e che in qualche maniera hanno anche funzionato in Italia per tutelare il pubblico risparmio. Parto da un esempio in concreto di un prodotto finanziario strutturato che è un Index Linked Certificate. È chiaro che non si può chiedere a tutti di comprendere che cosa sia né attraverso l'etichetta del prodotto né attraverso magari la lettura di centinaia di pagine che alla fine descrivono analiticamente tutti i possibili rischi. A me verrebbe di dire descrivono analiticamente la qualsiasi senza dare poi alla fine il segnale concreto su quelli che sono i rischi che caratterizzano il prodotto. Come fanno gli operatori di mercato? Consentitemi qualche minuto da tecnico e spero di non annoiarvi. Applicano semplicemente il teorema fondamentale dell'asset pricing. Cos'è questo teorema? Questo teorema si limita a proiettare attraverso modelli quantitativi nel futuro quelli che sono i possibili valori del prodotto e attraverso questi modelli calibrati sui dati di mercato viene costruita una distribuzione di probabilità a scadenza e si ottiene, scontando questo valore e calcolando nella media, il valore del prodotto, il cosiddetto fair value. Ora, non pretendo che questa spiegazione sia chiara per tutti, ma per farvi capire qual è la complessità che c'è dietro i rischi di un prodotto finanziario. Si può però rendere questo processo più chiaro e trasformare questa procedura quantitativa all'interno di una rappresentazione analitica, a mio avviso semplice, e magari io potrei avere una rappresentazione che mi dice che questo prodotto, che ha un prezzo fair di 96,1, costi per 3,9 e viene venduto a 100, in realtà ha un valore teorico della componente rischiosa di 9,9 euro per 100 investiti e di 86,2 euro per 100 investiti. Vedete, già questa prima informazione, la scomposizione del prezzo, innanzitutto ti fa capire che di quei 100 euro circa 10 non stanno andando in una componente priva di rischio, ma stai rischiando 10 dei tuoi euro. Allora il problema diventa sostanzialmente quanto è questo rischio. Quindi l'apertura delle informative sul prezzo richiede un'ulteriore rappresentazione tecnica, che è appunto quella degli scenari di probabilità. Io prendo questa distribuzione di probabilità e aprendola e rappresentandola attraverso una tabellina mi accorgo che il risultato è negativo nel 18,9% dei casi e di 100 investiti me ne daranno indietro 49. Oppure nel 68% dei casi di 100 investiti me ne daranno 120
o nel 12% dei casi di 100 investiti venderanno 131 a scadenza. Vedete, non è necessario neanche conoscere più il concetto del rendimento, che tutti siamo convinti sia una cosa facile, ma se io vado da una persona che abbia magari anche una cultura umanistica, è difficile capire il tasso di interesse semplice, composto, il concetto di capitalizzazione. Qui parliamo con il denaro, l'ammontare di denaro a cui siamo sostanzialmente abituati. Vedete, è fondamentale una simile rappresentazione, perché spesso e volentieri sul banco i prodotti magari hanno lo stesso prezzo. Ora abbiamo tre prodotti molto diversi: Index Linked Certificate, un Autocallable Defaultable Bond e un VPPI Covered. Questi tre prodotti vengono venduti tutti e tre a 100. Allora, come effettuare una scelta consapevole? Beh, se io mi affido al prezzo direi che non ce la faccio, ma se io faccio quello che fanno le banche, cioè apro la distribuzione di probabilità implicita in quel prezzo, mi accorgo che il primo prodotto, abbiamo già esaminato la rappresentazione probabilistica del prezzo, ma il secondo ci accorgiamo che solo nel 2% dei casi investo 100 e mi ridanno 44 euro. Però notate che nel 97% dei casi investo 100 e mi daranno 117. Non c'è un'opzione in cui il risultato sia soddisfacente come nell'Index Linked Certificate. In sostanza rischio meno. E poi c'è un prodotto, il VPPI, che nel 36% dei casi rischio di perdere 4 euro su 100 investiti, nel 58% dei casi ne ricevo 105 su 100 e nel 4% dei casi ne ricevo 195 su 100 investiti. Quindi il prodotto, ancorché per poche probabilità, riesce a dare un risultato che è il doppio di quello investito. Poi la scelta è chiaro che è una scelta soggettiva, però se io ho fissato un'informativa chiave sui rischi, potrò matchare, ovvero combinare questa informativa sui rischi con quello che è l'appetito per il rischio dell'investitore. Gli inglesi direbbero the other way around doesn't work, cioè non funziona l'altra via. Se io non ho una rappresentazione oggettiva dei rischi che mi profilo a fare il cliente che conosco a fare il suo appetito per il rischio, se non sono in grado di metterlo in connessione con una rappresentazione oggettiva, è come fare una diseguaglianza senza avere un termine dell'espressione. Sul discorso delle probabilità ne ho sentite tante nella mia lunga carriera. Oggi io qui vengo in veste di economista, però insomma sono direttore in Consult, lavoro lì dal 1996 e vi posso garantire che nella mia attività ho sentito le cose stupende, ma le probabilità non si capiscono, sono una cosa difficile, non si può essere statistici, è la voglia di fare confusione. Non a nessuno si chiede di diventare un professore di finanza quantitativa né di tenere il mio corso di Topics in Quantitative Finance a Bocconi o a Londra. Si tratta soltanto di interpretare una tabellina, di leggerla. E alla fine, sul fatto che viviamo di probabilità, a parte le citazioni del premio Nobel Katainen e di altri, è sufficiente andare a vedere che addirittura anche Hollywood usa le probabilità quando vuole segnalare un problema. E mi sono qui divertito a riportarvi delle espressioni citate nel film Terminator 2. Data la temperatura corporea, la dilatazione delle pupille, c'è una probabilità dell'80% che tu, John Connor, non ti leverai la vita da solo. E questa è divertente, quindi vuol dire che chi vuole comunicare in maniera rapida sa che le probabilità si capiscono. E poi, scusatemi, non si può non citare il sommo poeta quando nella Divina Commedia, Purgatorio 6:1-12, quando si parte il gioco della Zara, colui che perde si rimandolente, ripetendo le volte e triste impara. Quindi basta questa sciocchezza che le probabilità non le capiamo, anche perché in questo preciso istante io nel decidere il tipo di tono, argomenti, tempo da dedicare sulle slide, io sto facendo un'analisi probabilistica di quanti di voi mi perdo per strada e di quanti riuscirò a convincere con la mia comunicazione. Un'ultima battuta, anche qui ne ho sentite veramente tante, riguarda il rischio modello. Ho sentito dire, ma ognuno metterebbe le sue probabilità. Beh, attenzione, innanzitutto sono le analisi probabilistiche che tu fai per la tua attività proprietaria, quindi se per caso dovessi dire le bugie c'è un grosso problema, no? Perché quelli sono i tuoi numeri,
non sono i numeri che ti vengono imposti da un'autorità di controllo, da una regolamentazione. E poi c'è il punto fondamentale che se il modello è calibrato sui dati di mercato, whatever is the model, qualsiasi sia il modello, la differenza negli scenari di probabilità, una volta ridotti in granularità su tre eventi, come in questo caso, perché noi non diciamo di illustrare la distribuzione di probabilità, cosa che mia madre che insegna filosofia non credo capirebbe, ma noi chiediamo di illustrare tre eventi. E vedete, in statistica, quando tu porti l'intera distribuzione su pochi eventi, alla fine, se il modello è calibrato sui dati di mercato, la differenza diventa minore del 3, del 4, del 2%. E francamente, con differenze così infime, la rappresentazione rimane oggettiva e strutturata e soprattutto in grado di fare quegli esami di diseguaglianza che sono le adeguatezze, che consentono quindi a una persona di decidere un po' in autotutela, perché se ti dicono che quel prodotto nel 70% dei casi ti fa perdere tutti i soldi, probabilmente decidi anche da solo di non prendertelo. Se te lo dicono in mezza paginetta, ancora meno. Ma soprattutto in eterotutela, perché lo stesso impiegato di banca è nelle condizioni di resistere alle pressioni commerciali per poter dire: io questo prodotto non lo posso vendere perché è difficile venderlo. Una bella iniziativa, Il Sole 24 Ore, settimanalmente, in una rubrica Facciamo Trasparenza, analizza un prodotto venduto al mercato retail con l'approccio probabilistico che fu sviluppato dalla Consob all'epoca della presidenza di Luigi Spaventa, proprio a ridosso dei problemi che colpirono, che portarono alla legge sul risparmio, che oggi è ancora in vigore marginalmente per alcuni prodotti finanziari o assicurativi, e che però io auguro possa essere un strumento utile anche in futuro e anche alla luce delle revisioni delle regolamentazioni comunitarie. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a Marcello Pinienna, devo dire perfetto nei tempi, 10 minuti cronometrati. Io stavo per venire a darle ulteriore tempo anziché a toglierlo, perché c'è, se lo prende lei, vediamo se no, c'è un motivo, perché su consiglio del vicepresidente di Federconsumatori, credo che sia una cosa carina da raccontare, su consiglio del vicepresidente di Federconsumatori Veroli mi era stato proposto di darle un pochino più di tempo, a cui Veroli era disposto a rinunciare, vedo quello è molto bravo, quindi questo è un po' quello che era venuto a dirmi poc'anzi, vuole approfittare, diritto del consumatore del tempo in questo caso. C'è una domanda da un minuto da fare al volo, rompiamo un po' il cerimoniale. Quindi lei a sua volta, diritto del consumatore del tempo che viene trasferito. Magari posso fare quella battuta che secondo me è sull'educazione finanziaria. Aspetti, c'è il microfono lì, perfetto. Anche qui, pronto. Sì, è acceso, si sente. Ringraziamo anche i nostri tecnici che avevano previsto tutto. Come vedo anche qui un attimo di confusione. Se io devo operarmi di appendicectomia, non devo fare prima l'esame di anatomia patologica. Quello che voglio dire è che è molto importante l'educazione finanziaria, sicuramente, però a monte ricordiamoci che ci sono delle categorie di trasparenza, come gli scenari di probabilità, che richiedono molto poco in termini di comprensione. Io dico, faccio sempre l'esempio del telefonino. Quando vado a comprare un telefonino, io l'ho visto con le mie nipoti, viene fuori di tutto, sanno il protocollo wifi, il numero di quello bluetooth, quanti giga e quante cose, tanto che io sommessamente, se devo comprare il telefono, dico fate voi, ditemi, ne uscito anche un altro che ha le reti neurali, io tempo fa me ne occupai per la vigilanza sulla rete internet con la polizia postale, non di reti neurali. Ora il tema però diventa curioso, dice ma è possibile che su una cosa che occupa 500, 600, 700 euro del tuo patrimonio come telefonino, alla fine abbiamo persone che sono preparatissime su tutto e si sono fatti da soli l'educazione finanziaria, e su temi che riguardano decine di migliaia di euro, probabilmente la tua pensione, la tua liquidazione, da un lato non si riesce a fornire l'informativa che le banche hanno, e su questo ci sono colpe non certo dei risparmiatori. E dall'altro lato non si riesce a garantire quel minimo di educazione finanziaria che magari può essere utile per comprendere rappresentazioni di rischio come quelle che vi ho illustrato poco prima.
Insomma, questa è una considerazione su cui secondo me le associazioni dovrebbero fare l'ente locale, ma non solo quelle dei consumatori, anche quelle industriali. Il risparmio nazionale è il nostro petrolio, io lo dico sempre. Fino a quando l'OPEC ha consentito di sfruttarlo, ma gli stati esterni non sono diventati ricchi loro. A un certo punto hanno capito che dovevano gestirne tutto il processo di creazione del valore. Grazie anche per questa postilla. Il risparmio nazionale è il nostro petrolio, questa è una cosa che mi sono segnato. Prego alla professoressa Caterina Lucarelli, docente di economia e di intermediari finanziari all'Università Politecnica delle Marche.